Osservatelo come scruta il superconduttore. Lì dentro, al CERN di Ginevra, scorrerà l'elio a bassissima temperatura. Guardatelo come nuffia l'aria. È inquieto, medita. E Guido Roveta, il capo. Io ho iniziato 45 anni fa a lavorare e ho lavorato per 21 anni in Rivoira, che è un'azienda qui del territorio, è comunque un'azienda italiana che lavora nel campo dei gas criogenici. E dopo 21 anni hanno ridotto il settore impianti dove io operavo. Dopodiché ho deciso, anche se con enorme difficoltà emotiva, di licenziarmi e di iniziare una nuova attività. Siamo partiti in sei, abbiamo iniziato a fare lavori piccoli perché le dimensioni e le possibilità economiche erano molto limitate. Siamo arrivati nel 2000 che avevamo una decina di persone, quindi ancora una piccolissima azienda, e nel 2000 abbiamo cominciato appunto a guardarci in giro per l'Europa, abbiamo iniziato a lavorare per il CERN, di lì abbiamo lavorato per il CERN almeno per 6 anni. Tra i vari ambiti collegati alla criogenia c'è l'alto vuoto. L'alto vuoto implica requisiti tecnologici di nuovo elevati e abbiamo iniziato a collaborare prima come subfornitori per aziende in ambito aerospazio, quali Thales Alenia Space, quale l'Agenzia Spaziale Europea, DLR, che è un centro di ricerca tedesco. Quindi una volta acquisite queste conoscenze abbiamo iniziato a diventare fornitori diretti e tra i vari esempi di collaborazione che abbiamo in atto in questo momento sono progetti con Thales Alenia Space, sia con impianti on flight, quindi direttamente sui satelliti, sia impianti a terra, e anche abbiamo fornito impianti direttamente all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per camere di ciclatura termica. Poi siamo notevolmente cresciuti ancora nel 2010 quando abbiamo aperto, acquisito una commessa nel campo dei cavi superconduttori. Quando Fusion for Energy, cioè l'agenzia domestica a capo della parte di fornitura europea di materiali per ITER, ha emesso questo bando per questa gara europea per la fornitura di cavi superconduttori, l'Enea di Frascati, dove c'è la capofila della superconduttività in Italia, ha deciso di partecipare per creare anche questo transfer tecnologico dalla ricerca all'industria e ha coinvolto 2 aziende italiane. Cryotech, qualità di conoscenza, di saldatura e di ambito di processi speciali collegati alla saldatura, e Tratoscavi, che è una società toscana che produceva all'epoca cavi elettrici e adesso produce anche cavi superconduttori, la parte interna del cavo superconduttore. Abbiamo vinto la gara per la fornitura di 18 km di cavi circa, di cavi superconduttori di tipo TF, toroidal field, una ventina di chilometri di cavi superconduttori per il poloidal field, quindi tipo PF, e la completa fornitura dei cavi sempre di tipo TF per JT60 che verranno utilizzati per costruire un reattore di tipo tokamak in Giappone. A seguito di questo abbiamo realizzato all'interno la progettazione di tutti i macchinari necessari a produrre i cavi superconduttori, abbiamo costruito i capannoni e abbiamo iniziato a produrre. ICAS, che è il consorzio creato tra Cryotech, Enea e Tratos, ha partecipato alla gara indetta dalla Korean Domestic Agency per la fornitura di altri 20 km di cavi superconduttori, quindi attualmente stiamo fornendo quasi 80 km di cavi superconduttori per il progetto ITER.